Come vi è sembrato il corso? È più o meno rispondente a quello che vi aspettavate o pensavate a qualcosa di diverso? Fighissimo, bello, sì, anche io mi sono trovata benissimo, ho riscoperto anche un lato di me, diciamo un lato interiore che non conoscevo. Io lo conoscevo, ho semplicemente dato sfogo a questo lato interiore che normalmente non posso, non, a cui non posso dare sfogo e invece no, bello, bello sotto tutti i punti di vista. E vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate così delle idee su quello che avreste provato? Mi aspettavo una cosa magari un po' più così all'acqua di rosa, invece quello che mi piace, cioè al di là del fatto di vedere applicate delle tecniche, Sei tornata a casa con i lividi sì, anche. scopri delle risorse, Fantastico. cioè ti dà una sicurezza interna, interiore, nel senso che scopri di avere delle risorse che tu neanche immaginavi, cioè col tuo corpo praticamente puoi tirare fuori degli strumenti inimmaginabili. Basta poco, quel poco, con quel poco riesci a fare delle cose davvero incredibili a volte. Secondo voi è stato un corso molto pratico, ma anche teorico? C'è una parte che è prevalsa o era equilibrato come impostazione? Direi equilibrato, molto, Equilibrato, molto forse equilibrato, leggermente un po' più pratico, però anche la teoria è stata notevole. È importante soprattutto. Importante perché? E perché ti fa riflettere, ti ha fatto riflettere su alcune cose fondamentali che sembrano banali, ma che in realtà non lo sono. Impari anche a guardarti intorno con occhi diversi, cioè non giri più come la bella addormentata, ma questo non vuol dire che diventi Esatto. diffidente, ma nel senso hai una percezione diversa di me che mi muovo Più nel mio attento spazio, certo. a quello che ti succede intorno. Una maggiore consapevolezza. E lo consigliereste? Sicuramente, sì. Soprattutto anche alle ragazze giovani. Fatelo per voi, io l'ho fatto per me stessa e voi fatelo per voi, perché è importante. C'è una situazione in cui pensate di poter spendere meglio questo che vi immaginate di pericolo in cui poter utilizzare quello che avete imparato? C'è una situazione in Diciamo che particolare che vi spaventa? quotidianamente, nel senso che io non frequento più discoteche locali ormai da qualche anno, però voglio dire, andiamo tutti a fare la spesa, a volte Esatto. capita di farla magari anche in orari serali, soprattutto Sì, d'inverno, alle 5 d'inverno che è buio, buio, sei in un sì. parcheggio e quindi E va da ecco, nel sé che quotidiano, la sì. situazione di pericolo si può presentare in qualunque momento, al di là delle 3 del mattino uscita da una discoteca. Quindi. C'è altro che vi viene in mente che volete dire? No, è stata una figata, Sì, vero, appunto. anch'io infatti mi sono imposta assolutamente di continuarlo, questo corso, perché vale proprio la pena ritagliare del tempo per questa cosa, perché tutti trovano tempo per andare a ballare, per andare a farsi le unghie, per andare a fare la ceretta. Questa secondo me, il fatto di potersi difendere, secondo me è la prima cosa a cui una donna, soprattutto oggi nel contesto in cui viviamo, deve pensare. Grazie. Grazie a te.